Ciao a tutti ragazzi, siamo di nuovo su GTA. Andiamo a vedere cosa ci fa fare oggi. Innanzitutto, appena cominciato la partita, mi sta squillando il telefono. Vediamo di chi si tratta. Allora, si tratta di... Non sono riuscito a leggere bene. Comunque sia, andiamo a vedere la mappa e vediamo cosa andiamo a fare oggi. Abbiamo sempre ancora l'icona di Woozy. Abbiamo ancora l'icona di Jizzy. E a quanto pare è sbucata fuori un'altra icona. No, ce ne freghiamo. Io andrei a fare Woozy. Così vediamo di che cosa si tratta questa. Anzi, se no ci andiamo a fare... Ma sì, dai. Andiamo a fare Woozy, ragazzi. Ok. Rubiamo subito una macchina, una vettura, qualcosa. E andiamo subito a destinazione. Prendiamoci questa... carcassa, vediamo come si guida innanzitutto, vediamo se ha una buona sterzata. Ecco un'altra macchina a trazione posteriore, come potete vedere quando spalanchi il gas parte subito di culo. Bene, allora recchiamoci subito a destinazione, abbiamo già messo il pallino rosso, spalanchiamo subito tutto gas e vediamo di trovare la strada ideale subito. Speriamo di non sbagliare e andarci ad allungare la strada. Allora, riusciamo a tirare il freno a mano con questa vettura. È un po' un barcone questa macchina, però si guida abbastanza bene. Devo dire, niente male. Adesso vediamo cosa fa qui. Si riesce a fare un bel saltino. Bam! Si vede che è una macchina pesante perché quando andiamo a fare un movimento vediamo proprio la vettura. Guardate qui che salto! Incidente! Bellissimo! In salita ce la fa a spinte. Praticamente c'è qualcuno che ci ha appena tamponato. So chi cacchio sia, per il momento non mi interessa. Andiamo subito alla nostra missione. Parcheggiamo bene la macchina, ma così forse la troviamo anche dopo. Ok, andiamo a vedere di che cosa si tratta sto giro. Eccolo qui. Bene, stanno chiacchierando un po' dei loro cacchi. Vediamo di che cosa si tratta e quello che dobbiamo fare oggi. E allora, vediamo. E allora, dobbiamo solo uscire a tirarli in un posto. Allora, cioè, praticamente dobbiamo cercare, saltiamo il dialogo. Dobbiamo salire, allora saliamo in macchina, lo scopriremo mentre andiamo avanti. Così evitiamo questo dialogo lungo. Abbiamo un bel gippone, devo dire. Vediamo, guardiamocelo un po'. Bello sto gippone, con le fiancate in legno, classiche americane. Comunque, dirigiamoci verso la destinazione, che è quel triangolino giallo. Triangolino, in questo caso, che indica verso il basso, perché noi siamo in altezza più elevati in questo momento. Quindi facciamo un po' di sorpassi, c'è anche un pochettino di nebbia, non si vede praticamente un cacchio. Eccolo questo che cercava di sterzare a sinistra proprio nel momento del nostro sorpasso, ma alla fine non ci siamo mossi di una virgola con questa macchina. L'abbiamo praticamente fatto restare lì senza neanche accusare, neanche leggermente il colpo. Comunque sto sbagliando strada, penso dove dobbiamo andare, di qua direttamente. Allora vediamo un attimo la mappa. Dove dobbiamo andare? La destinazione è praticamente... Non riesco a trovare il pallino. È a sud della seconda città, qui in basso a sinistra. Come potete vedere, ragazzi, vicino all'armaiolo, che tra l'altro se deve servire siamo già lì dopo, alla fine della missione, magari. Comunque, teniamo spalancato il gas. Proviamo ad arrivare prima possibile a destinazione e vediamo di che cosa si tratta questa nuova missione. Più che altro adesso devo... Proviamo a fare un taglio. Vediamo se abbiamo la possibilità. Speriamo che non ci sia dell'acqua. Proviamo a tagliare un bel po', visto che siamo a bordo di un gippone. Possiamo permetterci di fare questi tratti. Anche se adesso ci tocca fare per forza la strada, perché c'è dell'acqua in questo momento. Quindi proviamo... stavo guardando la mappa, non ho guardato cosa facevano qui. Facciamo inversione, perché ho sbagliato strada. E proviamo ad andare a sinistra. Vediamo se ci permette di superare l'acqua in questo punto. Allora qui abbiamo una curva. Siamo in mezzo a ste macchine di prepotenza.
qui ci conviene andare secondo me a sinistra, infatti là in fondo intravedo un ponte, anche se sulla mappa ancora non lo vedo, ecco, lo vediamo in questo momento, quindi andiamo subito, vediamo se si può tagliare un po' senza finire magari in acqua. Eccoci qua, il trattore, il contadino che se la gira a quest'ora. Spalanchiamo, tutto gas, proviamo a tagliare un po' qua ragazzi. Andiamo in mezzo alla montagna, facciamoci un po' di off-road. Ecco, qui sta facendo fatica la nostra vettura a superare la salita, ma ce l'abbiamo fatta. Adesso spalanchiamo, tutto gas, in discesa, quello che succede, succede. Speriamo di non distruggerla, perché stiamo rischiando anche tanto, perché in questo caso, che la vettura è una vettura che ci hanno fornito loro, dobbiamo cercare di non distruggerla, perché se la distruggiamo andiamo a perdere la missione. Non penso che poi possiamo continuare rubandone un'altra. Eccoci arrivati a destinazione ragazzi, ci fermiamo con la macchina, vediamo che cosa ci capita. Ci sono due motociclisti con a bordo segui i checkpoint per la campagna, bellissimo, ci facciamo un bel garino ragazzi. Allora, e cacchio, questo qui mi sta sparando. Non abbandonare la macchina, sì, cerco di non abbandonarla ma anche di non distruggerla. Questi qui sparano come dei bastardi. Ok, cerchiamo di seminare, perché dobbiamo seguire i checkpoint a quanto pare, ma dobbiamo anche cercare di non farci distruggere la vettura, visto che il danno ce l'abbiamo sopra in alto come potete vedere, quindi dobbiamo anche cercare di andare più veloce possibile. Il fatto è che non è una semplice fuga, dobbiamo seguire il checkpoint, quindi la strada che abbiamo a disposizione, che ci sta facendo vedere in questo momento. Ok, tra l'altro abbiamo scelto un momento migliore, con la nebbia non si vede un cacchio. Qui siamo in salita, sarà sicuramente un po' di fanghiglia, quindi si sta anche secondo me un po' slittando la macchina, e oltre a questo sta facendo proprio fatica a salire, ma noi siamo ne abbiamo ancora di potenza per andare avanti. Ed eccoci qui, curvone a sinistra, cerchiamo di seguire la stradina che a malapena si vede, ma fortunatamente questo bastardo l'abbiamo stirato. Fortunatamente abbiamo i checkpoint che anche a distanza sono ben visibili grazie al loro fascio luminoso che va verso l'alto. Checkpoint, e andiamo verso destra, magari non contro l'albero. Ok, siamo sull'asfalto ragazzi, adesso cerchiamo di fare un po' di zig zag in mezzo al traffico. Ecco che siamo di nuovo sullo sterrato, il nemico è alle calcagna. Dobbiamo cercare di mantenere almeno questo ritmo, perché come danno ormai siamo quasi a metà. Siamo di nuovo su asfalto, non so se devo andare dentro la galleria o buttarmi nella stradina a fianco, lo scopriremo presto se abbiamo sbagliato strada o no. Spero di no ragazzi. Sfruttiamo il rettilineo per un po' di accelerazione. Abbiamo scelto la strada giusta, fortunatamente. Ecco che il camperino si mette qui a fare il suo sorpasso, proprio in questo punto. Come danno siamo ancora oltre la metà, non parliamo troppo presto, ma sembra che ce la stiamo cavando abbastanza bene. Eccoci arrivati a destinazione ragazzi, mi sa che ce l'abbiamo fatta. Bene ragazzi, abbiamo la macchina come vedete un po' sfasciata, lo sportello ormai sta per saltare giù, il vetro spataccato. Siamo al telefono che sentiamo cosa le nuove istruzioni. Nessun problema. Perfetto ragazzi, Woodsy è portato in salvo, ottimo, ci vediamo più tardi. Eccolo che c'è un bastardo che si è affiancato, chi è questo ragazzi? No, non è un bastardo, era il tipo, era il China. Ok, abbiamo vinto $8,000 più punti rispetto. Ne approfittiamo, visto che è durata anche pochino, per fare una cosa. Allora, andiamo un attimo sulla mappa e andiamo subito a spararci un'altra missione veloce. Magari torniamo sempre su Woodsy.
e proviamo a farne subito un'altra. Vediamo che cosa ci capita alla prossima missione. Buttiamoci qua giù, ragazzi. Proprio di prepotenza. Grande. Cerchiamo di non accapotarci. Riaddrizziamo la vettura e spalanchiamo a tutto gas in mezzo alla foresta senza problemi con questo gippone. Vediamo se riusciamo a salire anche qua, che a volte da lontano sembra una semplice salita, ma qua in realtà a volte abbiamo proprio una vera e propria barriera che non riusciamo neanche magari a... ci sbattiamo contro praticamente. Buttiamoci qua sotto, ragazzi, di prepotenza proprio. Sbam, bonus acrobazia. Ecco, ci stiamo trascinando una macchina praticamente. Proviamo ad andare di qua, ragazzi, e continuiamo a tagliare in mezzo alla boscaglia. No, qui ho sbagliato strada. Proseguiamo. Se riusciamo ad andare di traverso senza capottarci e senza finire soprattutto là in mezzo. Solo che qui abbiamo un bel problema, ragazzi. Abbiamo dell'acqua. Vediamo se... bella stradina. Allora, vediamo se da qua riusciamo a venirne fuori. Utilizziamo la mappa. Sì, in teoria se facciamo tutta questa strada riusciamo a... Se no, ragazzi, al posto di andare a fare una missione, proviamo a fare una cosa. Andiamo a prenderci, magari, in questa posizione, delle nuove armi. Vediamo se riusciamo a sbucare nell'altra strada, facendo questa strada di campagna tutta imboscata, che in teoria non sembra neanche essere segnata sulla mappa, tra l'altro. Proseguiamo e vediamo se riusciamo ad allacciarci a quel punto dove c'è il ponte. Probabilmente sì, secondo me. Opala! Rischio! In mezzo agli alberi! Sempre più pericoloso, ragazzi! Vediamo se riusciamo a mantenerci. Grande, si comincia a vedere da distanza il ponte dove dobbiamo recarci. Speriamo che la strada non si stringa al punto che non ci permette di andarci. E invece no. Ci siamo riusciti, ragazzi! Freno a mano! Sul rettilineo asfaltato! Spalanchiamo a tutto gas per arrivare verso l'armeria. Guardate lì un incidente in diretta. Sono già due oggi che ne vediamo, fatti da soli, senza la nostra collaborazione. A tutto gas. Tagliamo di qua, ragazzi. Oh, il palo no, cacchio. Era bella, stava venendo bene, ragazzi. Stavamo per fare un bel saltino. Vediamo se riusciamo a salire col gippone. Tagliamo tutto noi qui. Tagliamo anche dell'erba qui. Cos'è questo? Un campo da golf? Non si capisce cosa sia, ma noi ci buttiamo, ce ne freghiamo. In mezzo al traffico. Stiamo prendendo anche la mano con questa macchina, a dire la verità, eh? Ed eccoci qui, arrivati. Freno a mano, in mezzo al traffico. Vediamo dove si trova sto cacchio di armaiolo. Andiamo a vedere se di qua. Ehi, ciccio, non attraversare adesso, è pericoloso. Dove si trova l'armeria, ragazzi? Eccola qua l'armeria, tutta imboscata proprio, sembra che... Allora, andiamo a vedere di che armi dispone questo armaiolo. Se abbiamo le solite armi, che tra l'altro abbiamo già anche noi, o c'è magari qualche fucile d'assalto, speriamo di riuscire a prenderlo. Bene, pistole, fucili d'assalto, grande, proviamolo. 35, cioè 3500, va benissimo, prendiamolo subito alla grande, compriamo e mettiamoci anche un bel po' di proiettili magari. Allora, facciamo una cosa adesso, ragazzi. Adesso che abbiamo preso un pochettino di armi, usciamo e proviamo a sparare fino a farci ammazzare dalla polizia. Così concludiamo così questa partitozza, facendo uno sfogo.
cittadino in mezzo alla strada, giusto per provare l'arma. Cominciamo con qualcuno. Tipo con questo. Spatacchiamo lo sbirro e ci aggiudichiamo le due stelle. Bellissima, cacchio, che potenza di fuoco. Ci voleva, no! Cioè, mi sono fatto stirare così, magari... ti ho fatto perdere la testa, ciccio. Uccisione! Tan 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 tan! Pam! Colpo in aria, 3 stelle, le abbiamo fatto saltare il melone. Rimaniamo in zona, in modo da aumentare più possibile il livello sospetto. Merda, ragazzi, avete visto come fa saltare in aria la gente, proprio? Vediamo se faccio saltare in aria anche la vettura. Con un po' di proiettili salta tutto in aria. Ecco che la gente è impazzita. Tutti che si danno alla fuga, chiaramente. Vediamo se riusciamo ad ammazzare quello. Lantò! Bastardo! Questo cosa fa qui? Vogliamo ammazzarlo questo? Oh oh oh! Eccoci! Ci hanno massacrato dall'elicottero, visto dai proiettili che sbucavano verso l'alto. E niente ragazzi, sfogo quotidiano completato, abbiamo completato la nostra missione, abbiamo guadagnato un po' di soldini, ci siamo fatti anche uno sfogo, abbiamo una nuova arma a disposizione. Adesso magari nei prossimi giorni, quando farò altre partite con questo gioco, andremo a vedere se troviamo anche altri fucili d'assalto in qualche altra armeria, o magari non abbiamo ancora sbloccato le altre armi per poterle andare anche a comprare. Comunque andremo a vedere nei prossimi giorni. E niente ragazzi, chiudo qui questo video, grazie a tutti del vostro ascolto e alla prossima. Ciao a tutti ragazzi! Ha 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 ha!